Oggi voglio parlarvi di un brand emergente italiano creato da un mio carissimo amico Daniele Nasodani. Lo conoscete di sicuro e se lo seguite sapete che ha appena lanciato tre fragranze del suo nuovo brand Spiritica. E oggi voglio appunto parlarvi di una delle fragranze che ho avuto l'estremo onore di provare in anteprima. Ecco qui, questa è Weon. Partiamo dalla scatola che è splendida, qui abbiamo il marchio Spiritica, il nome. Nell'altro lato abbiamo l'ispirazione, perché questo profumo è ispirato al Cile, e infine dietro abbiamo tutte le note olfattive. Aprendo la confezione troverete questa bellissima presentazione del profumo con questa boccetta estremamente originale. Il succo è di questo bellissimo color rosso, appunto ispirato alle terre del Cile. Anche il tappo è bellissimo e questo è anche un tappo che si illumina al buio. Questo profumo è una delle cose più originali che ho mai sentito, più particolari. Secondo me questo profumo è adatto agli appassionati di profumeria di nicchia. Se siete solo abituati ai commerciali, fate attenzione perché questo non ve lo aspettate. Ha una qualità delle materie prime, e non lo dico perché Daniele è mio amico, assolutamente no, però vi posso assicurare che io non ho mai sentito un profumo simile. A parte la boccetta, a parte la scatola che sono bellissime, anche il vaporizzatore è fenomenale perché abbiamo un mist, come potete vedere, estremamente diffuso. Mamma mia, allora la cosa che si sente soprattutto in apertura è questa nota di foglie di coca e in più questa nota di pisco sour, che è un cocktail molto famoso lì in zona. Io non ho mai avuto la fortuna di sentirlo. Ma se ha questo profumo mi piacerebbe poterlo assaggiare. Successivamente le note che io sento di più sono di sicuro le note di menta e le note marine ozoniche. Abbiamo all'interno due tipi di menta nera e menta verde. Dopo circa una decina di minuti che lo state indossando, esce questa nota cremosissima di gelato alla vaniglia. Fate conto come un gelato alla vaniglia con foglie di menta fresca. E dopo l'asciugatura è una delle cose più buone che ho mai sentito perché è un marino agrumato, legnoso, leggermente speziato. Io non ho mai sentito un profumo così. Questo profumo ha un'evoluzione incredibile. Sentite tutte le fasi del profumo. Sentite la testa, sentite il cuore, sentite i piedi di questa fragranza. Infatti, soprattutto in asciugatura, questa nota marina, salata, quasi di alghe, non lo so, è veramente fenomenale. E sapete che io non sono amante dei profumi marini, quindi per me dire che questo è un buon profumo è strano perché veramente ho pochissimi profumi marini che mi piacciono. Ma questo è un marino così originale, così veritiero anche, che non risulta assolutamente pesante. È quasi una vaniglia salata, comunque un po' dolce, aromatica, agrumata e un velo speziata. È veramente, vi giuro, uno dei profumi più originali che ho mai sentito. In più, la proiezione, la persistenza, la scia sono cose incredibili in questo profumo. La prima sera in cui mi è arrivato ho fatto penso due spruzzi. Dopodiché ho preparato la cena, ho cenato, ho fatto una doccia, quindi mentre stavano passate tipo 3 ore, sono tornata in salotto e il salotto era pieno di questo profumo. E sul dorso della mano, che me l'ero spruzzato per sentirlo, l'ho sentito oltre che dopo la doccia, pur essendomi lavata ovviamente, l'ho sentito anche la mattina successiva. Quindi veramente questo è un profumo infinito. Io veramente sono rimasta senza parole dalla qualità, dall'originalità di questa fragranza. Non vedo veramente l'ora di poter annusare anche gli altri profumi. Io ve lo consiglio non tanto, non tantissimo, di più. Oltretutto mi ha anche detto Daniele che se riuscite ad acquistare nel sito di Spiritica, entro il 21 dicembre riceverete questa fragranza entro Natale. Quindi veramente se volete un profumo mai sentito prima, se volete una fragranza estremamente originale, dovete provare Spiritica. Io per ora posso parlare solo di questo profumo, ma ho visto già qualche altra recensione anche degli altri e vi giuro che non vedo l'ora di sentirli perché sembrano uno più buono dell'altro. Questa è pura arte e vi posso dire che se non siete appassionati di profumeria di nicchia non la capirete. Io ringrazio tantissimo Daniele per questo fantastico regalo di Natale, ti auguro il meglio, veramente ti meriti tutto, sono super fiera di te e di questo marchio. Fatemi ovviamente sapere se avete provato o se proverete il brand Spiritica. Io vi aspetto nei commenti, buona giornata!